Bentornati amici di Laghi e Monti, il nostro settimanale vi propone sempre luoghi più o meno noti del nostro territorio. Beh, quelli che stiamo per scoprire sono decisamente poco noti, anzi direi quasi sconosciuti. Vi raccontiamo la storia incisa nelle pietre. Siamo in Ossola e stiamo salendo questo sentiero diretti alla scoperta di alcune incisioni rupestri che veramente sono conosciute da pochissimi. Quindi saremo tra i primi a fotografarle e a filmarle insieme ad un gruppo di amici. Intanto però noi un'altra escursione, direi nel cuore della terra, l'abbiamo già fatta, in una grotta che è davvero la Grotta delle Meraviglie. Voi guardate questo filmato e intanto noi saliamo verso le nostre incisioni rupestri. La Grotta delle Meraviglie la chiama chi l'ha visitata. La sua esistenza si perde nella notte dei tempi. Sui testi viene anche citata come luogo dove trovavano dimora le streghe, ma si sa, un tempo queste leggende venivano inventate e raccontate nelle sere del dopo cena a fine giornata lavorativa in tanti alpeggi, dove intorno al fuoco si riunivano le famiglie che popolavano le nostre montagne. Qualcosa bisognava pure inventare per concludere le giornate faticose fatte di poche cose materiali. Tornando in epoca più recente, la prima vera scoperta ufficiale avviene sul finire degli anni 90 e successivamente inizia la vera e propria esplorazione fatta di rilievi fotografici, mappature, ricerca di flora, fauna e quant'altro. La conclusione di questo lavoro, citiamo un trafiletto del testo originale, è che degne di nota sono le forme di concrezionamento che danno vita ad alcuni degli ambienti più belli delle intere province del Verbano Cusio-Ossola e di Novara. Sono presenti svariate tipologie di concrezioni calcaree, stalattiti, stalagmiti, cortine, colate, piccoli gurs e pisoliti di calcite. Chi ha esplorato a più riprese quel luogo non condivide la descrizione sommaria di questo testo. La grotta è molto complessa nel suo sviluppo, sia orizzontale che verticale, molto labirintica e di certo non è di facile esplorazione. E per quanto riguarda le concrezioni presenti, chi le ha viste con i propri occhi le definisce come le migliori in assoluto per dimensioni, forme e colori, non solo della nostra provincia. È la grotta più bella del VCO e di tutto il nord del Piemonte. Vista la pericolosità del sito, preferiamo mantenerci vaghi sulla sua localizzazione. Offriamo questo gioiello al pubblico grazie all'iniziativa dei fotografi Giancarlo Parazzoli e Simone Zanni e al video operatore di VCO Azzurra TV, Marco Milano. La ricerca inizia per caso 2 anni or sono, spiegano Parazzoli e Zanni. Spinti dai racconti, dopo la lettura di qualche testo e relazione, ma soprattutto dopo aver parlato con qualche testimone che per sommi capi ci indirizzò verso una porzione di territorio abbastanza contenuto. Presto scopriamo che l'abbastanza contenuto di fatto si trasforma in molto vasto e pericoloso. We'll be right back.
porzione di territorio indicata è impervia, rischiosa, spesso non concede passi falsi. Ci sono canaloni ripidi da scendere e risalire e la marcia di avvicinamento alla zona di ricerca sfiora le 2 ore, 4 col ritorno. Ogni uscita impegna una giornata. Passano i mesi e dopo 5 sopralluoghi dell'ingresso nessuna traccia, tanto che si sforna un detto: qua tutti sanno dove sia, ma nessuno c'è mai stato. È passato un anno abbondante, ma non si demorde. Un'ulteriore indicazione ricevuta si rivela decisiva per lo scopo. Quel giorno, sempre con Simone, racconta Parazzoli, si parte e, seguendo alla lettera i suggerimenti, finalmente l'ingresso ci appare, ma ci si limita ad entrare solo pochi metri. Qualche foto è sufficiente per ora. Un mese più tardi, la vera esplorazione geologico-fotografica. Ci si accorge che esistono diversi passaggi più o meno agevoli. Dopo 2 ore di cunicoli, l'arrivo in una stanza dove lo spettacolo della natura lascia senza fiato. Stalattiti, stalagmiti, concrezioni ovunque. Non sappiamo da dove dobbiamo iniziare a scattare ed è già ora di uscire, dicono i fotografi. Sulla via del ritorno, in grotta, scoprono una scorciatoia molto più rapida verso l'uscita. Una vera manna che fa risparmiare un sacco di tempo. Nella successiva esplorazione, i nostri 2 fotografi entrano facendo tesoro della scorciatoia trovata la prima volta. Raggiungono quella che sembra la stanza più importante in breve tempo. Una serie di scatti interminabili e di nuovo esplorazione. Salgono su per un cunicolo stretto e scivoloso che ben presto si allarga, lasciando spazio a un'altra stanza, ancora più grande, ancora più ricca. Con loro una telecamera, quella di Marco Milani, che arricchisce questa esplorazione per immagini ed offre al pubblico una visione diversa, sempre spettacolare e complementare a quella delle istantanee dei 2 fotografi. «Ho vissuto una bellissima esperienza», ricorda Milani. «È stata un po' angosciante all'inizio, l'entrata, ammette, poi però mi sono abituato ed ho potuto godere di uno spettacolo formidabile». La sua estensione si aggira intorno ai 600-700 metri, con un dislivello di circa 60. Ci sono gruppi di stalagmiti che in altezza raggiungono anche 80 cm e in larghezza il diametro sfiora i 30. Centinaia di stalattiti di ogni lunghezza e dimensione, pareti enormi ricoperte di secrezioni. Colori e forme incredibili, il risultato del lavoro di madre natura fatto in milioni di anni e non ancora finito. All'interno della grotta scorre anche un torrente, ma per fortuna lo si attraversa senza problemi. La modesta portata di acqua è sempre costante, sia in periodi di siccità che in tempi di piogge abbondanti. Trovarsi in grotte semi inesplorate di queste dimensioni e bellezza è come fare un vero viaggio a ritroso nel tempo di milioni di anni. La solitudine del luogo, il silenzio rotto dallo scorrere dell'acqua, sembra di stare fuori da ogni spazio e tempo.
Tante domande e dubbi riguardano la diffusione di questo lavoro fotografico e video. Da una parte la voglia di condividere le immagini e questa avventura, dall'altra la paura di scatenare una caccia incontrollata al sito. Alla fine prevale la voglia di raccontare e documentare un luogo unico di rara bellezza, nella speranza anche che venga valorizzato e soprattutto tutelato. È un ambiente che va senz'altro protetto e preservato e forse con questa documentazione fotografica qualcosa si muoverà. Volutamente non si circoscrive la zona, troppo pericoloso trovarla, troppo pericoloso entrare e percorrere la grotta. Vi diciamo solo che si trova all'interno del Parco Nazionale della Val Grande. La sua estensione è notevole, presenta un pozzo da superare alpinisticamente e molti passaggi delicati, senza contare che senza luce artificiale non è possibile avanzare nemmeno di un centimetro. L'ambiente è pericoloso per tutti e necessita anche di preparazione psicologica. Per ora non aggiungiamo nulla. In futuro, magari, chissà. Dalle viscere della terra alla Valle Antigorio, dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo percorso una ventina di minuti di cammino da dove abbiamo lasciato l'auto ed eccoci qui. Abbiamo raggiunto la Balma dei Cervi, dove c'è questa parete rocciosa di circa 6 metri con una serie di incisioni rupestri. Questo luogo si chiama Balma dei Cervi perché è proprio luogo di rifugio per questi animali. Addirittura nella parte
bassa della roccia si può vedere la roccia levigata, perché sono proprio i cervi che durante l'estate soprattutto, ma anche d'inverno, vengono qua, si riposano e approfittano della roccia per qualche grattino sulla schiena. I remember your eyes from the 12th of July, when the sirens were screaming and the flames lit the sky. And you held me so tight, thought you'd never let go, till the bullets exploded in the pavement below. Then I laid you down next to a burnt out car, screamed out for help. Per meglio capire questo tesoro che è qui alle nostre spalle, chiedo aiuto all'archeologo Alberto De Giuli. Signor De Giuli, innanzitutto, che cosa sono le incisioni rupestri e quindi che cosa sono questi disegni che ci sono alle nostre spalle? Non sono incisioni rupestri, ma sono pitture rupestri che sono molto rare nelle Alpi. Ce ne sono nel bacino del Mediterraneo, in Spagna, in Portogallo, ma nelle Alpi, anche da Roma in giù, ma nelle Alpi c'è qualcosina vicino a Torino, qualcosa al Dero lì, c'è una specie di cervo, perché si può vedere un cervo, ma questo che sarebbe la prima, diciamo, nelle Alpi, la prima fascia, che è lunga 6 metri, con incisioni, con pitture rupestri fatte con minerali ferrosi, delle ocre, si vede che, e probabilmente le hanno dipinte direttamente con le dita, e quindi si potrebbe risalire alle fonti di città. Senta, ma quando sono stati dipinti? Dunque, secondo il discorso logico che ho fatto io nella pubblicazione, sono dell'età del bronzo medio, anche se chi è venuto su vederli hanno detto che sono neolitiche. Però due personalità importanti nel campo archeologico mi hanno fatto sapere che io e il primo li abbiamo fatto un bel lavoro, e che soprattutto, seguendo il mio discorso logico, davano ragione a me come epoca. Perché vi sono uguali in Portogallo, non in Spagna, che sono rari con tutti quei puntini. E lì c'è un'incisione di una lancia dell'età del bronzo, che poi è stata colorata, quindi vuol dire che sono di quell'età lì, o appena dopo, mica sicuramente del neolitico. Quindi secondo me, ho fatto il discorso del San Cristoforo, che sarebbe poi Ercole, che era stato da queste parti, no? E quindi dove c'era Ercole c'era il culto delle acque, e quindi qui ci abbiamo anche le acque di Clodo. Poi erano tanti i motivi per cui mi faceva pensare che fossero più recenti. Parallelamente anche alle incisioni rupestri, abbastanza analoghe, con la forma dell'antropomorfo orante, che non è molto vecchia, insomma, è dell'età del rame bronzo. Per quale motivo queste persone venivano qui in un luogo così impervio e lasciavano questi segni? Erano motivi rituali? Beh sì, io penso comunque che bisognerebbe ritornare all'inizio dell'incisione rupestre, che non sono altro che un modo di comunicare con la divinità. Se già nelle pitture di Lascaux
abbiamo questi grossi animali colpiti. E perché? Era per far sì che la divinità lo facesse prendere. Quindi loro erano luogo di culto e si vede che qui venivano, facevano questi disegni che sono veramente un po' ermetici rispetto a tutti gli altri che si trovano. Però penso che sia proprio quello. Loro dovevano comunicare, come poi i geroglifici sono poi, se geroglifico significa segno sacro, quindi sarebbero dei geroglifici. Queste sono alcune delle pitture più evidenti. Che cosa raffigurano? E le ho detto, questo è un antropomorfo, questo è sembrerebbe antropomorfo. Poi vi sono, come dico, qui ce n'è un altro, non finito, sono figure, immagini classiche nell'incisione rupestre, anche questi oranti, vede l'uomo, le gambe e la testa. Alcuni con le braccia all'insù, altri all'ingiù, possono avere un significato? Potrebbe anche essere che in genere nell'incisione rupestre vuol dire che è morto, però le dico, essendo, è come questo. Come si fa a spiegare questa specie di gabbia con dentro un antropomorfo e poi questa specie di pipa lì, cioè un'altra gabbia? E tutti questi puntini? Ma c'è il periodo che hanno tutti questi puntini, tipo quelli là che dicevo in Spagna. E anche quella di Cavour, lì vicino a Torino, c'è i puntini. Qui cosa troviamo? Qui le nipoti di chi l'ha trovate l'hanno chiamato l'aquila, perché pensavano che queste qui fossero le ali e qui gli artigli. Invece è un triangolo con due antropomorfi, vedi che sono due uomini con le braccia alzate. E il triangolo aveva qualche significato particolare? E qui non saprei proprio. Com'è possibile che si siano conservati così a lungo questi disegni? Beh, prima cosa i disegni sono stati fatti sulla crosta calcarea che si era formata. Difatti tanti sono saltati via, lì c'erano stati degli altri, però purtroppo non ci sono più. E quindi questa ocra è penetrata in questa, diciamo come la fresco penetra nella malta, questi qui sono penetrati, è stato assorbito da questa incrostazione. Vedi, qui c'è un altro antropomorfo, ma l'uomo si vede perché in genere l'uomo c'ha, perché c'ha, e la donna viene distinta con una coppellina. Signor Alberto, lei dopo lo scopritore è stato tra i primi ad arrivare qui. Che cosa vuol dire per un archeologo vedersi dinanzi una cosa di questo tipo, un'emozione unica? Decisamente sì, perché erano pitture. Però, se devo dire, la mia scoperta che più mi ha è stata in Val Camonica e se va la vado a vedere il terzo masso di Cemmo, che è il più bel masso inciso su tre lati. Ecco, quella lì mi ha dato, questa sicuramente come l'ho vista ho capito che era interessante e tutto. E ci siamo andati da fare. Però, se devo dire, tra tutte le mie scoperte, quella che più mi sta a cuore è il terzo masso di Cemmo.
L'abbiamo sentito nominare insieme con le sue nipoti che hanno battezzato le diverse pitture che sono presenti qui alla Balma dei Cervi. Il signor Livio è lo scopritore di questo luogo, in realtà insieme ad Arma, il suo cane. Quando è arrivato qui e come? Era l'inizio di primavera del 2008, quando si va a cercare le corna dei cervi, che si fa un giro in montagna, e ho detto provo ad andare in questa cengia che non ci sono mai stato, andiamo a vedere dove finisce. Infatti sono venuto avanti e ho trovato questo posto, guardavo un po' in giro, dopo mi sono messo a guardare le rocce e ho visto questi dipinti, sono rimasto un po' scioccato di questa cosa. Però ho detto, boh, sarà una bufala, magari qualcuno che è in giro che fa queste cose, no? Dopo mi sono seduto, ci ho pensato un attimo ancora, poi le ho riguardate e ho detto, no, dal colore che era, quell'ocra così, mi sembra una cosa un po' vecchia. E niente, ho preso il telefonino, non sapevo neanche come si faceva a fare le foto col telefonino, sono stato lì a insistere un attimino e ho fatto queste foto e le ho inviate a casa, le ho fatte vedere a mia moglie e alle mie figlie. E dopo ho guardato un po' tutto il panorama, ho visto che si vede bene il Cistella e si vedono diversi posti che molto interessanti e niente, dopo mi sono avviato a casa, sono andato a raccontare la storia così, ed era il 2008. Mia moglie mi fa, ma è una cosa, può essere interessante, sentiamo qualcuno che se ne intende di queste cose, e ha fatto parecchie telefonate, no? Però non abbiamo avuto risposta, un signore, anzi uno abbastanza, le ha risposto quasi male perché le ha detto, signora, tutto quello che c'era da vedere in questa zona, in questa valle, noi lo sappiamo, non c'è più niente da vedere. Allora sono stato zitto da quel momento perché ho detto, inutile che raccontiamo queste cose, che dopo ci prendono per dei matti poi alla fine. Ed è passato parecchio tempo, mi sembra il 2011, ho trovato il signor De Giuli con degli amici che scendevano dalla roccia, dal muro del diavolo che c'è più in alto. E gli ho parlato, mi ha detto, ma fammi vedere. Infatti dopo abbiamo scaricato delle foto dal computer, che le ho messe in computer, e le ha esaminate. E dopo un po' di tempo mi ha telefonato, mi fa, guarda che sono disposto a venire a vedere, siamo in parecchi che studiamo queste cose, e andiamo a vedere. E così siamo venuti tutti insieme, con i bambini e tutta. Abbiamo fatto una scampagnata e dopo lui ha visto bene la cosa che era interessante. E così si sono mosse le cose poi. Il fascino di questi disegni, molti dei quali l'abbiamo sentito ancora velati di mistero, è veramente forte. Speriamo di avervi divertito e incuriosito in questo viaggio alla scoperta di cose davvero poco conosciute del nostro territorio. Laghi e Monti naturalmente torna domenica prossima alle 13.30, alle 19 e alle 23. Ci trovate anche in internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torniamo tra 7 giorni.